Buonasera a tutti. Ci diamo del tu, del voi? No, del voi mi sembra un po' fuori. Fiorenza Bassoli, voglio dire, sei ancora un idolo qui a Sesto San Giovanni. Dico, ogni volta che sento parlare di te, non ho ancora sentito uno che ne parli male. Ed è un record! No, è un record! Grazie, questo nel senso che tu, quelli che ti conoscono, che ti hanno visto all'opera come sindaco qui a Sesto San Giovanni, tra l'altro il primo sindaco donna di Sesto San Giovanni, e tutti hanno espresso, esprimono ancora tuttora un grande pensiero, un grande ricordo, poi con aneddoti anche piuttosto pittoreschi, magari un giorno faremo una diretta sui tuoi aneddoti. Ah, sì, sicuramente conosco solo parzialmente. Senti, no, allora, prima di iniziare, io ti avevo chiesto, volevo fare questa richiesta, ti ho fatto questa richiesta prima di partire, tu eri un po' titubante, però vabbè, alla fine abbiamo concordato che magari due parole su Filippo credo che siano doverose, anche perché tu a Sesto sei la persona con cui hai condiviso un grande percorso, sia politico che umano, insomma. Era il tuo assessore all'epoca. Certo, beh no, poi io e Filippo l'ho conosciuto quando era ancora un ragazzino perché conoscevo suo padre e sua madre, che suo padre era presidente del Circolo Cairoli ed era un uomo veramente in gamba che sapeva coinvolgere e appassionare la gente del suo circolo. Lì avevamo fatto un sacco di cose anche dal punto di vista politico e anche dal punto di vista dell'incontro e della socializzazione delle persone. E quindi lì ho conosciuto anche lui e poi l'ho conosciuto come attivista allora del nostro partito, del PC, e poi come assessore nella mia giunta, prima come assessore al bilancio e poi l'urbanistica. Abbiamo lavorato insieme in un periodo molto difficile perché è stato quello in cui dall'85 al 94 praticamente le fabbriche si sono chiuse e abbiamo avviato i primi progetti sull'area Marelli, sull'area Redaelli, sul Carducci dove c'era la Breda, i primi progetti di riconversione a piccole imprese artigianali della nostra città per continuare a dare lavoro, ad avere lavoro e non avere questi buchi neri. E io so quanto lui in questo si è impegnato e gli sono sempre stata grata da questo punto di vista. Poi eravamo anche, diciamo, molto amici anche con la moglie Rita, e quindi ho conosciuto tutta la sua famiglia, quindi questa perdita per me è stata molto dolorosa, e anche devo dire stasera mi costa fatica ricordarlo. Vorrei proprio ricordarlo a tutti per il grande impegno, il grande affetto che ha dato alla nostra città. Sì, perché poi dopo, finita la tua esperienza, è arrivato lui come sindaco, ha fatto due mandati. Insomma. Certo. Va bene, senti, città della salute e della ricerca, perché al telefono l'altro giorno mi hai bacchettato perché non diciamo mai della ricerca. Allora diciamo, perché qualcuno mi ha scritto, ma che cos'è? Cioè, sembra strano, ma ancora c'è qualcuno che ignora cosa sia la città della salute e della ricerca. Cominciamo proprio dall'ABC, che cos'è questo progetto? Cosa c'è dietro? Allora, questo progetto è l'unione di due grandi IRCS, si chiamano istituti di cura e ricerca, uno è l'Istituto Neurologico Besta e l'altro è l'Istituto Nazionale Tumori. Due grandi istituti che sono sull'area Città Studi di Milano, che sono in condizioni di grande precarietà perché sono cresciuti su se stessi dal 1901, dal 1928, l'altro dal 1927. Piuttosto datati. Quindi molto datati, con delle strutture che poi si sono aggiunte, praticamente sono cresciuti su se stessi, su quest'area piccolissima. Ora, questa soluzione se stesse sarebbe la soluzione finalmente ideale sia dal punto di vista dei collegamenti che dal punto di vista della qualità. Vengono nell'area fatta e li mettiamo insieme. Insieme e diventano, come ormai sono i più grandi centri internazionali di cura e ricerca, diventano, diciamo, mantengono la loro peculiarità, perché uno è neurologico e opera i tumori al cervello. Quell'altro opera tutti i tipi di tumori, anche quelli rari,
fa anche prevenzione, riabilitazione, cure. Sì, poi quello, su questo aspetto ci torniamo, perché poi mi ha raccontato anche delle cose. E messi insieme potrebbero razionalizzare e potenziare i loro servizi, e questo diventare un grande punto di partenza per una città della ricerca e della salute. Perché? Perché attraverso questa, diciamo, vicinanza anche con i ricercatori si può diventare un punto di sperimentazione internazionale. Perfetto, quindi due ospedali che sono in situazione fatiscente, li accorpiamo. Tu sai dirci in quale zona di Sesto, sai indicarlo, dove è prevista quest'area? Ma è nella zona praticamente dove c'era l'unione, cioè tutta la parte che va fino a dove c'è quella grande pagoda. Quindi, che si vede dall'Italia. Dall'Italia, sì, esatto. Ma si entrerebbe soprattutto da due parti, uno da via l'Italia, quindi dal raccordo con la tangenziale est, sì, dove c'è il centro vulcano, un po' prima, insomma. Sì. E l'altro dalla stazione Primo Maggio, sì, dove c'è non solo le ferrovie che fanno il collegamento nord-sud con la centrale di Milano, dove arrivano quindi tutti i treni, ma anche con 86 linee in superficie e con la linea MM1 che è stato ulteriormente, si sta ulteriormente allungando. Quindi dal punto di vista della logistica per il trasporto sarebbe ottimale. Sarebbe ottimale. E poi finalmente i parcheggi, che dove sono adesso i due istituti, non esistono praticamente. È una caccia, diciamo così, a un posto che diventa faticoso per tutti, insomma. Ok, quindi questa cosa nasce anche da un'audizione del 2013, sì, in consiglio regionale, perché ricordiamo che tu hai fatto la senatrice, hai fatto la consigliera, oltre il sindaco, sì, sì, la consigliera regionale, e ti sei comunque occupata dei temi relativi alla sanità. Sempre sanità e ambiente sono stati i temi su cui ho lavorato. E nel 2013 c'è questa audizione, io non ero già più in regione, ma ero, diciamo, stavo finendo la mia esperienza in Senato, che è stata richiesta dalla nostra consigliera regionale Sara Valmaggi, dove vengono ascoltati praticamente sia i presidenti dei due istituti Besta e Tumori che i direttori, che mettono in evidenza la gravità della situazione. Cioè praticamente questi due istituti lavorano ormai da tempo fuori da quelli che sono gli standard dei nuovi ospedali, quindi lavorano, diciamo così, in una forma di precariato, sia per quello che riguarda i servizi delle stanze, sia per quello che riguarda i collegamenti con gli ascensori, sia per quello che riguarda anche, diciamo, l'igiene interna degli ospedali, perché lì ci sono delle persone che sono immunodepresse, perché prendono... Quindi bisogna stare attenti, insomma. Ecco, e ci sono questa movimentazione di ascensori dove passa di tutto, dalle merci ai visitatori, ai malati, al materiale che deve essere, diciamo, portato in discarica o in vari luoghi. Quindi è una situazione veramente molto molto precaria da anni, e questa situazione così precaria nuoce, diciamo, all'attività dei due istituti, ma soprattutto a chi è malato. Cioè, come vedete, io sono in questa situazione, prima seguivo questa cosa solamente dal punto di vista istituzionale, adesso ci sono dentro come malata dal 2013. Quindi tocchi con mano, e tocco con mano la situazione. Quindi, diciamo, poi c'è anche il discorso che sono anche molto parcellizzati, nel senso, sì, che i luoghi dell'ospedale in realtà sono diffusi su tutto il territorio, e portarli a Sesto unirebbe. Sì, perché, ripeto, questi non sono due semplici ospedali, ma sono dei luoghi dove si fa la ricerca, e per fare la ricerca sui malati, sia per la prevenzione che per la cura dei tumori, bisogna avere i ricercatori oltre che i medici. Allora, i ricercatori oggi sono divisi in 20 sedi diverse, perché non c'è più posto negli ospedali. Allora, come si fa ad applicare quello che ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità per questi istituti? Cura e ricerca al letto del paziente, che vuol dire che cosa? Vuol dire che ogni persona malata di tumore, sì, magari avrà il tumore, un certo tipo di tumore, ma per ogni persona è una storia diversa,
perché ogni persona ha delle caratteristiche che sono sue particolari e va curata per quella che è anche la sua storia sanitaria come persona, eccetera. Non basta curarla in modo standard per un certo tipo di tumore. Allora, per far questo, il medico e il ricercatore devono poter lavorare insieme. E per poter lavorare insieme devono poter essere negli stessi luoghi. Infatti, il nuovo progetto, che è quello di Sesto della Città della Salute e della Ricerca, prevede che su ogni piano, dove c'è, diciamo, le stanze di degenza, in fondo ci siano i laboratori, in modo che il medico e il ricercatore siano stato a contatto, insomma. Siano a contatto, possono condividere, possono fare il lavoro di equipe. Certo. E possono confrontarsi, perché se appunto ogni paziente ha una sua specifica realtà, è chiaro che il dialogo, certo, no, è chiaro, questo diventa più complesso che fare una cura standard. Assolutamente, assolutamente. Quindi una ricerca poi mirata sul singolo caso. Però ecco, quindi ospedali in situazioni disastrose, possibilità di arrivare a Sesto, ma arrivare a Sesto c'è stato un percorso prima. Ci vuoi raccontare un po' cosa è successo prima che si decidesse di arrivare a Sesto? Ecco, sì, no, questo ci tengo molto a raccontarlo, perché ogni tanto mi sento dire, oppure leggo su alcuni organi di stampa, che questo è un progetto per l'area Falck, per rilanciare, come ha scritto qualcuno sulla posta del Corriere, un progetto che è fallito sull'area Falck. Non è affatto così. Perché è dal 1990 che questo problema è aperto, perché nel 90 c'è un grande cambiamento negli standard degli ospedali e allora immediatamente una situazione già precaria come quella diventa ancora più precaria. Certo. Allora che cosa succede? Che si fa un accordo, il primo accordo risale al 1998 fra l'allora ministro, 21 anni fa, fa l'allora ministro della salute Bindi e l'allora presidente della regione Formigoni. Perché ministro della salute e presidente della regione Formigoni? Perché essendo istituti di cura e ricerca, la legge prevede che ci sia una competenza nazionale e una competenza regionale. Perché quello che si fa lì dentro poi viene trasferito all'Istituto Superiore di Sanità e diventano quei protocolli che vanno nei vari ospedali dove molti malati vanno, perché ogni protocollo di cura dei tumori è prima stato sperimentato nell'Istituto dei Tumori o di Neurologia nell'Istituto Vesta. Ho capito. Capito? Sì, quindi per questo c'era il primo accordo, risale al 1998, dove si dice che l'istituto Vesta si deve trasferire sull'area ex Pirelli Bicocca. Dopodiché si dice no, ma anche l'istituto tumori, e allora ci si accorge che lo spazio rimasto, perché nel frattempo l'università era entrata nell'area Bicocca, è troppo piccolo per ospitare i due istituti. Allora si decide, dopo qualche anno... Di quanti metri parliamo? Allora erano rimasti 100.000 metri quadri, sì. Erano solo bastevoli per il Vesta. Adesso invece siamo a? E adesso siamo in totale un'area di 220.000 metri quadri con 78.000 metri cubi di costruzione, quindi una cosa imponente. Ok, vai pure avanti. E quindi dopo un po' di tempo, visto che quest'area non poteva essere utilizzata, viene proposta l'area ex Alfa Romeo, sulla Arese. Questa cosa gira per un po' di tempo, poi anche quella diventa troppo lontana, troppo scomoda, non ci sono abbastanza collegamenti, eccetera eccetera, quindi salta anche l'area di Arese. Arriviamo al 2000 al 2000 passa e viene fuori il progetto di mettere questi due istituti a Vialba, sull'area del Sacco, dove, okay, che era l'ospedale che prima si occupava interamente degli infettivi. Si forma un consorzio, si fa un accordo di programma, si spende 1.300 milioni per fare il consorzio, il progetto, eccetera, eccetera. 1.300 milioni di? Euro. Euro. Euro.
E ci si accorge quando ormai tutto è, diciamo, è predisposto, che sotto l'area passa un torrente, no? Questo è Ha scritto tipico, anche il nome, eh. no? Che adesso mi È scusi, poi me successo lo anche a Sesto ricorderò, questo, eh. che c'è un torrente e quindi e che l'area è insufficiente, che bisognerebbe comprare un'altra area che costa 80 milioni, che però è di proprietà dell'INPS. Ah, Quindi a ok. quel punto salta Tramonta. anche questo progetto e siamo già al terzo progetto. Dopodiché Formigoni nel 2011 chiede a Milano una proposta, Milano propone l'area Perucchetti, dell'ex caserma Perucchetti, ma anche questo progetto non va a buon fine perché? Perché naturalmente viene richiesto che questi istituti nascono su un'area pubblica, non su un'area privata o di proprietà di altri, che cedano quindi quest'area alla regione, e quell'area della Perucchetti è in mano al ministero competente, il quale naturalmente, come sempre tutte le cose che riguardano il ministero, avrebbe dei tempi lunghissimi per mettere all'asta, Sì, per vendere, eccetera. sarebbe un. Quindi anche questo salta, in quel momento si fa avanti il sindaco allora Giorgio Oldrini, che propone l'area Falck, ex Falck, Quindi è Oldrini che si va avanti per proporre. che propone quest'area. Ai vari livelli, io che ero in Senato, Sara Valmaggi che era in In Regione, regione. sosteniamo questa proposta, ma la sosteniamo a ragion veduta perché in questo progetto, per quello che mi riguardava, c'era il finanziamento del Ministero della Salute e io mi occupavo di sanità, e c'era il progetto per quello che riguardava la bonifica di tutto il territorio, Certo. che era di competenza nazionale del Ministero dell'Ambiente. Quindi sosteniamo questa proposta e dato che a Milano non riesce a trovare un'altra area, viene fatto un accordo di programma il 30 luglio del 2013 e poi il 1 ottobre una convenzione che viene sottoscritta sia dalla regione che dal comune che dal ministero, Tu hai eccetera, anche eccetera. i dati dello sforzo economico che bisogna produrre per la città Sì, d'Aseto. certo. Ci Ma puoi adesso dire? sicuramente saranno aumentati ancora i costi, però eravamo arrivati a circa 530 milioni di euro, dove Cioè, c'era lavoro finito. lavoro finito con tutte le attrezzature, tenendo conto che in questo c'è un finanziamento della regione che arriva a circa 400, poi c'è un finanziamento del ministero che arrivava a 50 milioni di euro, e poi c'è un finanziamento previsto nel contratto di assegnazione, diciamo, della ditta che costruiva l'edificio, di 80 milioni che la ditta poi avrebbe recuperato attraverso la gestione di tutti i servizi che si fanno in queste strutture che non sono servizi sanitari, Ah, quindi la ok. pulizia, il riscaldamento, la mense, tutto Cioè, diciamo, la quello ditta ci metteva 8 milioni sul tavolo e sul poi si tavolo, prendeva la gestione dei la servizi gestione e per 25 anni dei avrebbe servizi, e recuperato avrebbe questo, ho recuperato, certo, capito. questo. E questo chiude il cerchio dei. Noi come comune di Sesto, cosa, non ci abbiamo messo neanche un soldo? No, noi ci abbiamo messo tantissimo, noi, no, il comune di Sesto, la città, ci ha messo tantissimo perché il terreno praticamente è stato richiesto al privato, diciamo, come donazione, no, non donazione perché il privato sia Certo. una fatta turchina, No. ma in cambio degli oneri di urbanizzazione che il comune avrebbe potuto incassare, ha chiesto invece il terreno che poi il Comune di Sesto ha trasferito con firma dopo la bonifica, che è costata oltre 38 8 milioni milioni. di euro, ha trasferito alla regione e agli IRCCS, e la regione agli IRCCS. Quindi i due istituti sono praticamente, grazie al Comune di Sesto, i proprietari di un'area che è un'area pubblica. Quindi Certo. questa struttura nasce su un'area pubblica.
che è stata voluta dal comune di Sesto in cambio degli, invece di oneri di urbanizzazione. Quindi il comune di Sesto non incassa gli oneri di urbanizzazione, si fa dare l'area, la cede agli istituti, esatto. Quindi gli istituti di fatto... La firma c'è già stata, okay. C'è già stata, sì, perché sì, questa cosa, come tu sai, tutte le cose burocratiche richiedono molto tempo, quindi la firma credo che sia stata fatta a febbraio-marzo, ma questo era nell'accordo di programma. Ok, perfetto. Quindi noi adesso arriviamo che l'area è a posto. È stata bonificata. Nella giunta Chittò tu, tra l'altro, hai il coordinamento del comitato scientifico. Sì. Dici un po' due parole su questo comitato scientifico per poi arrivare a dire a che punto hai lasciato i lavori, insomma, quando hai terminato, perché poi... Io ho iniziato nel 2013... con un impegno naturalmente gratuito, perché mi è stato richiesto dal sindaco Monica Chittò, che ha seguito sempre con grandissima attenzione. Ha voluto il comitato scientifico perché il comitato scientifico, essendo costituito da rappresentanti del Politecnico, che abbiamo naturalmente convinto a fare questo lavoro con noi, rappresentanti del Politecnico, rappresentanti dell'Università Statale, rappresentanti dell'Università Bicocca, naturalmente personaggi competenti nella materia di cura e ricerca, due rappresentanti dirigenti medici dell'Istituto Besta, dirigenti medici dell'Istituto Tumori, due ricercatori famosi a Sesto, di cui uno Parmiani, che è stato direttore della ricerca per moltissimi anni all'Istituto Tumori, poi a San Raffaele ed è anche nostro concittadino. I medici di base rappresentati da un'associazione di medici di base, insomma molte competenze che hanno consentito al Comune, ogni volta che andava al tavolo tecnico della Regione per vedere come andava avanti il progetto, di avere delle proposte. Cioè noi abbiamo detto, non vogliamo, e questo ha detto il Comune soprattutto, non vogliamo un semplice trasloco, venite qui e vi saluto. Certo. No, noi vogliamo insieme a voi, costruire, che siete qua, costruire un progetto, cioè... Potete venire qua e collegarvi con i nostri ospedali, valorizzando anche i nostri ospedali, l'ospedale di Sesto, l'ospedale Bassini, persino la multimedica, voglio dire, non c'è problema. Perché? Perché voi... Multimedica non... perché è una privata accreditata. Privata accreditata. Perché voi, Istituto Tumori, Istituto Besta, non avete il pronto soccorso. Quando i vostri malati stanno male, devono rivolgersi ai vari ospedali. Se invece voi... con la cartella clinica lì, informatica, segnalate i vostri, naturalmente della zona, tutta la zona nord, Milano, Sesto e tutto quanto, che possono usufruire di questi ospedali. Quando i vostri malati arrivano lì, i nostri ospedali hanno già la cartella, possono ripescare la cartella clinica e sapere subito cosa devono fare questi malati. Se questi malati hanno problemi, non so, renali, perché purtroppo con le cure che si fanno, cardiaci o di altro genere, che voi lì non potete curare, lo possono fare i nostri ospedali, naturalmente in collegamento con voi. Quindi creiamo la rete. Come si fa a creare la rete? Infatti avevamo interpellato allora il direttore della ASL, eccetera. Cioè abbiamo fatto un grosso lavoro anche di contatti per convincerli sul discorso della rete, primo. Secondo, abbiamo coinvolto le parrocchie, allora Don Giovanni, per fare un lavoro di volontariato, perché molta della gente che va lì viene da altre regioni e viene con i parenti, ha bisogno di logistica. Di logistica, ha bisogno di assistenza, ha bisogno... No, lì non c'è un albergo, c'è uno che fa 3 giorni di chemio. Chi l'accompagna è lui stesso, certo, deve spendere un sacco di soldi per andare in albergo perché non c'è una residenza sanitaria. Qui questa avrebbe potuto esserci. Poi il Besta, ma anche i tumori, che fanno una grande ricerca, tanto che sono nei network internazionali, perché questa ricerca non potrebbe essere utilizzata
per fare innovazione, come dice l'Europa, perché questa Europa che sempre diciamo l'Europa, l'Europa, ma l'Europa lancia delle grandi novità, siamo noi che non siamo capaci di raccoglierla. Allora che cosa vorrebbe dire per l'area di Sesto trasformare quella ricerca, o almeno una parte, perché poi la ricerca di base c'è e non sempre si può utilizzare per l'innovazione, ma attraverso il progetto europeo Horizon 2020 tu potresti avere dei finanziamenti per fare delle nuove piccole imprese, una volta si chiamavano incubatori, sì. Adesso si chiamano un altro nome, startup, bravissimo, perché ci vorrebbe diventare sempre i nomi nuovi, però poi la sostanza è sempre quella. Esatto, per dare lavoro altamente. Insomma, l'indotto sarebbe stato l'indotto anche dal punto di vista economico pazzesco. Notevolissimo, per questo che sarebbe stato, sarà. Ma ci auguriamo, perché non c'è più nessuno che ci lavora attorno a queste idee. Cioè, le idee per andare avanti vanno fammi capire, sulla gamba delle persone. No, ma scusa, ma il comitato scientifico finisce con la giunta Pittor. Sì, finisce con la giunta Pittor. Tu sai se c'è stato un altro comitato scientifico che ha preso posto? No, non c'è stato nessun comitato scientifico. E le persone che ruotavano in tutto... Io le ho caldamente salutate, le ho ringraziate per il lavoro che gratuitamente... come me hanno svolto in questi anni per passione, abbiamo fatto convegni tutti gli anni. Sì, mi ricordo che sono state fatte anche delle cose in consiglio comunale. Sì, ma noi servivamo anche, soprattutto come braccio, diciamo così, di pensiero nei tavoli tecnici con la regione, perché la regione non aveva in sé un progetto come quello che noi abbiamo descritto, che è anche un progetto territoriale. Ti faccio un esempio, noi abbiamo incontrato il consorzio di formazione professionale e abbiamo detto: signori, guardate che questo edificio che dovrà essere fatto per la città della ricerca e della salute è fortemente innovativo dal punto di vista di tutti gli impianti, ad esempio riscaldamento e raffreddamento fatti in modo ecologico utilizzando la falda acquifera. Okay, la signori, ci vogliono delle nuove figure tecniche per gestire questi nuovi impianti. Come facciamo a formare queste persone? Loro erano felicissimi di essere stati coinvolti in questa cosa. Ma adesso chi è che lo fa? Quindi un po', diciamo così, il lavoro che avete fatto non è stato consegnato a nessuno. Nel senso che poi a voi... C'è tutto il materiale dei nostri convegni dove in parte questo lavoro viene riassunto. Ma la memoria storica di chi fa questo lavoro va persa se non si utilizza, capisci? Però tu non hai avuto contatti dalla nuova giunta dove... No, a me non ha chiamato nessuno e io certamente non mi posso proporre. Certo. Ecco, so che sul sito del comune c'è rimasto, ma è rimasto quello che c'era di vecchio, non sicuramente nulla di nuovo. È apparso l'orizzonte e si è abbandonato completamente l'attenzione sul progetto. Insomma, questo dimostra anche un po' una pochezza di idee e anche di visione, perché è giusto che un sindaco, io l'ho fatto per tanti anni, so quanto è difficile occuparsi dei tombini e di tutto il resto, però a una città gli devi dare anche una prospettiva in termini di progettualità futura di quello che succederà nel territorio. Mi pare che questo non accada. Sì, sì, no, questo è un po' allarmante, nel senso che comunque il fatto di avere a disposizione delle persone qualificate, preparate, che poi anche a titolo gratuito mettono a disposizione il tempo per costruire un progetto, certo. Perché evidentemente poi, come dicevi tu, in regione, voglio dire, non è che hanno una visibilità... No. La regione in questo ha dimostrato un po' tutti i suoi limiti, nel senso che appunto si è accontentata di produrre un progetto di trasferimento, perché per carità già questo sarebbe una cosa buona visto la mancanza di servizi, visto che addirittura al Vesta io ho visitato delle stanze dove i comodini tra un letto e l'altro sono stati fatti più piccoli. Perché non c'è spazio per farci stare un letto in più, no? E io ho fatto presente al presidente che forse uno un po' più grassottino, scendendo dal letto, sarebbe finito sul letto di quell'altro, perché lo spazio è talmente piccolo che veramente siamo, o con tutti i macchinari
i carrelli dei medicinali tutti nei corridoi perché non c'è più spazio dove mettere, con la suora che mi è venuta incontro mi dice, ma insomma, dice, io non ne posso più, vengono in chiesa a fumare, a mangiare i panini, a leggere il giornale perché non c'è neanche una sala d'aspetto. Possiamo essere nel 2000 e passa in un istituto di cure e ricerca in Lombardia conciati in questo modo? Pazzesco. E lo stesso in questa audizione del maggio 2018, lo stesso presidente dice, dell'allora Besta, dice, per parlare del Besta, per non parlare solo dei tumori, dice, e sì, la regione, il comune di Milano ci ha dato una, diciamo, una proroga sul piano regolatore, ci ha consentito di mettere due nuove sale operatorie dentro nel cortile perché non c'era altro spazio. Praticamente le due sale operatorie robotizzate sono state fatte scendere con un braccio dentro nel cortile. Io le ho viste bellissime, peccato che a distanza di 3 metri ci fossero tutti i bidoni della spazzatura, infatti ho consigliato al presidente, e se non c'hanno spazio le hanno messe nel cortile, hanno dovuto chiedere una proroga al piano regolatore al comune di Milano, siamo a questo punto. Io ho detto, ma almeno metteteci davanti dei fiori, perché se vi viene qualcuno che vede che le sale operatorie robotizzate di fianco ai bidoni della spazzatura, non mi sembra proprio il massimo. Questa è la situazione, e io devo dire che ho una grossa paura, per questo lo dico e faccio veramente appello all'attenzione di tutti, che questo deprime anche la sanità pubblica, perché i privati si fanno nuovi edifici, vedi anche la Multimedica che ha acquistato per 17 milioni di euro l'area lì della ex Marelli, no? In asta pubblica. Il San Raffaele ha acquistato 80, o ha un contratto, così è stato detto sui giornali, di 85.000 metri quadri proprio sull'area vicino a dove dovrebbe nascere la città della ricerca e della salute. Cioè, il privato investe, no, nel nuovo, nelle certo. strutture moderne, perché sa che poi c'è un ritorno. Il pubblico invece da anni non investe, anche quei pochi soldi che ci sono 20 anni che sono lì fermi, e questi istituti praticamente si deprimono su se stessi. Perché poi qui i soldi ci sono. Certo che ci sono, non si possono usare per altre cose, perché sono stati fermi. Destinati e sono dentro in un accordo di programma, in un contratto. Certo. E noi siamo... Quindi adesso, per tornare poi alle cose un po' più dei nostri giorni, terminato l'esperienza del comitato scientifico, ci fai un sunto di com'era la situazione? Cioè bonifiche fatte, cioè sì. Cronoprogramma, dacci un po' di queste indicazioni. Allora, bonifiche fatte, sono molto veloce anche se il discorso sarebbe molto lungo. Bonifiche fatte, ma fatte con un grosso lavoro di attenzione, tant'è che vi ricordo che è venuto l'allora ministro dell'ambiente, ha detto che effettivamente questa bonifica fatta con i camion... Sì, il modello sesto. Ha parlato di modello sesto, meno male qualcuno che riconosce... lì c'era addirittura la sede dell'ARPA fissa, che è l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che controllava quotidianamente come andavano i lavori. I camion erano tutti monitorati col satellite, in modo che non andassero in giro a spargere. Sì, esatto. Ecco. Perché poi quando entrano c'è tutto un lavoro da fare. No, perché poi troviamo in giro le discariche abusive, capito? Sì, ecco. Sì. Allora, quindi è stata fatta, diciamo, a regola d'arte anche in termini di trasparenza e di attenzione a come avveniva. Poi c'è... Quindi, attenzione, i 220.000 metri quadri sono tutti... Bonificati fino al fondo del dove era, diciamo, la... Cioè, si è trovato che sotto che cosa c'era. Che durante la guerra la FAC aveva fatto tutti i passaggi in cemento armato e naturalmente allora, a quei tempi... I bunker per far passare tutti i sottosistemi, per non far... fare in modo che se anche ci fossero stati dei bombardamenti la fabbrica non andasse in tilt, no? C'erano tutte le gallerie di cemento armato, solo che a quei tempi nessuno conosceva che l'amianto parliamo dei tempi della guerra, no? E dato che lì passavano i fili elettrici, le condutture dell'acqua, sistema nervoso dell'azienda, esatto, ecco. C'era lì, l'amianto era lì dentro, non è che era sparso sull'area, era lì dentro, anche perché noi abbiamo sempre avuto i forni elettrici
Quindi non è che avevamo il carbone, il petrolio, eccetera, avevamo certo. I forni elettrici che andavano elettricità. Quindi vuol dire che questi conicoli sono rimasti, non ho capito? No, questi sono stati tutti tolti, è lì dentro che c'era l'amianto, dentro in questi muri che naturalmente sono stati poi messi nelle discariche che la regione indica come discariche dedicate. Quindi è stata ripulita anche da quella è parte? È stato ripulito di tutto, anche perché ricordo che questa è una bonifica sotto l'egida del Ministero Nazionale dell'Ambiente, della Regione, dell'ARPA, che è l'Agenzia Regionale della Città Metropolitana, prima era della provincia, adesso è la Città Metropolitana. Okay. E naturalmente anche di Sesto, del comune di certo, Sesto. Certo. Quindi bonifiche tutto ok. Succede c'è stato... che però nel frattempo che ci sono dei fermi che sono stati sbloccati perché l'agenzia regionale che dovrebbe costruire, sovrintendere alla costruzione, all'appalto e alla costruzione di quest'opera aveva avuto dei problemi giudiziari. Quindi la nostra sindaca, l'allora Chitto, va convince l'allora presidente della regione Lombardia Maroni a trovare un accordo con Raffaele Cantone, che era il ministro, cioè che era, scusa, il responsabile dell'agenzia per la trasparenza e contro la corruzione. Ecco. E trovano questa soluzione, rifacciamo l'appalto, chiedendo all'Università Statale, all'Università Bicocca, al Politecnico, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine degli Ingegneri, ognuno dà 10 nomi di persone che pensano possono essere competenti a valutare questi progetti che sono stati presentati dalle ditte. Vengono messi tutti questi nomi, 10 per ogni istituzione, 10 per ogni ordine. Dentro in queste urne di vetro. Io mi ricordo, abbiamo fatto il sorteggio. E viene fatto il sorteggio nella sala consiliare. Sì, mi ricordo. E Cantone dice la prima volta in Italia che si fa una cosa del genere, naturalmente non ne parla c'era anche, nessuno. C'era anche Maroni all'epoca. E certo, sì. È stata fatta il sorteggio in cose di... A meno che pensiamo che anche l'Università Bicocca, anche l'Università Statale, anche l'Ordine degli Architetti... Sì, sono i bussolotti come la Champions League. Insomma, allora siamo tutti ladri, va bene, basta, chiudiamo la baracca. Però vabbè, c'è stato il benestare di Cantone. E c'è stato il benestare di Cantone e la gara è stata rifatta, ha vinto Condotte. Il problema è che la seconda arrivata, che era l'Impregilo, ha incominciato a fare... i ricorsi, come oggi succede ormai in tutti gli appalti, di un certo oggi negli certo appalti, peso. Negli appalti non si prepara prima il ricorso e poi si risponde... No. La guerra tra le aziende sta uccidendo il paese, sì. Perché questa cosa qui è andata avanti per 3-4 anni, no? Cioè prima dal TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, poi dal Tribunale Amministrativo Regionale al Consiglio di Stato, poi dal Consiglio di Stato che dice allora togliete quella, fate quell'altro, allora così io riparto di nuovo con un altro, hai capito? Pazzesco. Ecco, nel frattempo Condotte è fallita. Ma, ok, durante i ricorsi di pregiro Condotte è fallita? No, e dopo 4-5 anni è fallita, perché capisci che tu hai in ballo certe opere, predisponi, adesso poi non so, non ho mai condotto un'azienda di appalti, ma con la frequenza con cui ormai le aziende di appalti vanno, certo. Le aziende che fanno gli appalti vanno a carte 48, vuol dire che questo sistema distrugge, no? Distrugge, sì, il tempo li distrugge certo. Perché questi chiedono i soldi nelle banche, poi devono restituire con sei fermo con i cantieri e quindi adesso nel frattempo Condotte è fallita. Altra cosa del tribunale che deve stabilire appunto chi andranno questi appalti di Condotte. Quindi ad oggi non sappiamo chi sostituirà Condotte? Esatto. Quindi non possono iniziare i lavori? No, non possono iniziare, non solo perché c'è questa situazione, a meno che, non so, il tribunale non abbia sciolto la riserva in questi giorni, ma fino a qualche giorno fa non si sapeva nulla, ma non possono firmare anche perché se i due istituti non presentano le proposte definitive di modifica del progetto iniziale, insomma, che era solo un progetto di massima, quelle che siamo le osservazioni da Renzo Piano, se loro non presentano le osservazioni, ma dicendo queste sono definitive,
Non si può fare il progetto esecutivo, perché okay. il contratto va firmato insieme a un progetto esecutivo. Quindi quando il sindaco diceva firmare ottobre, probabilmente non era informato. Ottobre 2019. Sì, ottobre questo mese che è già finito. È già finito, sì. Oggi siamo al 29. No, infatti mi è stato riferito, però mi è stato riferito che in una recente iniziativa a Villa Milius il sindaco ha detto firmeremo a dicembre. Non so, io me lo auguro veramente tanto. Cioè, firmare a dicembre vuol dire che sono arrivate già le osservazioni definitive dei due istituti? Non mi risulta che siano arrivate, però io spero che almeno... Possono firmare senza queste osservazioni? No, perché loro sono quelli che devono fare le osservazioni definitive. Tra l'altro ho sentito che queste osservazioni sono del tipo non c'è spazio sufficiente, noi nel frattempo abbiamo aumentato la nostra attività. E beh, certo, gli anni passano, le cose cambiano. È anche vero che mi sembra un calcolo un po' sbagliato, perché oggi loro hanno 20 luoghi diversi in cui è divisa l'attività ricercatori da una parte. 20 è il numero preciso, giusto per dire? No, 20 anche di più. Io dico 20 perché... perché 20 sono quelli che conosco, quindi so di quello che parlo, e viene detto anche sempre in questo in questa audizione. Questa è la Bibbia, l'audizione è la Bibbia, bisognerebbe leggerla perché si capiscono tante cose. E questo vuol dire che poi invece messi in un'unica struttura e razionalizzando molti dei servizi e anche delle attività che loro fanno, è chiaro che diminuiscono l'esigenza del numero dei metri quadri. Quindi certo, questa idea in questo caso la somma non fa il totale. Esatto. Poi teniamo conto che nel progetto che era stato fatto, accanto all'attuale area c'è un'area che può essere ancora utilizzata per altre attività, sempre di carattere, diciamo così, sociosanitario. Quindi loro avrebbero comunque le spalle coperte, perché certo, anche allargare la struttura, ma se non c'è il finanziamento, con cosa la fate? Sì. I soldi sono quelli lì. Aspettiamo altri 20 anni che arrivano altri soldi, così tra 20 anni non andrà bene neanche quello, ecco. Vabbè, quindi allora siamo in una situazione di stallo. Di stallo. Cioè, nel senso che magistratura deve decidere a chi vanno gli appalti di condotte, tra cui anche la Città della Ricerca e della Salute. È quello ai suoi tempi, su cui chiaramente l'amministrazione non può agire. Non può agire, tieni conto che un'amministrazione, diciamo, che si muove, che va almeno a sollecitare, come spesso ha fatto la Chitò sia in regione che a livello nazionale, come abbiamo cercato di fare anche noi sia la SAR in regione che io a livello dei ministeri, se ti fai ascoltare un po' le cose vanno un po' più avanti, se nessuno se ne occupa rimangono fermi lì, come tu sai, no? Sì, però visto che qua c'è la magistratura di mezzo, c'è un conto di dire vado in regione a rompere le balle, però sulla magistratura sì. Tu dici comunque si riesce a fare... No, ma non per far cambiare il parere alla magistratura. No, per arrivare a una... Io ho sempre fatto questo discorso, cioè guardate signori, le condizioni di questi istituti sono queste, stanno lavorando in proroga. Certo. Cioè posso dire anche per le condizioni anche per tante altre cose che adesso non sto qui a raccontare, ma che sono scritte anche qui, perché ci abbiamo all'Istituto Tumori i macchinari almeno due, e dato che a Milano la falda acquifera si è alzata, quando arrivano i temporali come questi che arrivano adesso, ma anche qualche anno fa, perché questo è del 2013, hanno messo delle pompe che vanno subito in azione, ma per se fare l'acqua. E certo. E lì ci sono le PET, ci sono le cose nucleari, ci sono gli impianti più delicati, sono lì sotto. Almeno due e meno uno. E per forza, perché non c'è più posto sopra, sono andati sotto. In cortile non c'è posto. Non c'è posto in cortile. È pazzesco. E quindi... Ecco, ma tu quando hai lasciato il comitato scientifico, l'hai lasciato con un cronoprogramma. Ti ricordi le date? Il cronoprogramma che stava nell'accordo della regione, cioè la prima data
era praticamente nel 2019 i due istituti dovevano aprire, poi si è arrivato, poi si è detto 2021, adesso si dice 2022. No, scusa, nella prima ipotesi era 2019, dovevano finire i lavori già tutto posto. Già tutto aperto, cioè già tutto in funzione. Quindi, ma se dovessimo stare nei tempi, in un mese dovremmo fare tutto. Ma sì. No, non ce la facciamo. Al 2021, adesso si parla del... No, ma quando hai lasciato, tu, che hai terminato il comitato, la data ipotizzata qual era? Era il 2019, ma già in funzione, già aperto, cioè già ma costruito, scusa, tu, già aperto. Cioè vuol dire che tu nel 2017, perché hai terminato nel 2017, sì. Quindi, all'epoca era il 2019 già tutto finito, tutto a posto. Tutto finito, allora tieni conto che trasferire un ospedale di quel genere, cioè non è che appena cioè devono trasferire gradatamente, cioè... devono mettere gli impianti, devono trasferire direttamente le attività, certo, quindi a completamento, che voleva dire che quella cosa lì era iniziata dal 2018 il trasloco. No, ma a parte, voglio dire, prima del trasloco bisogna fare le opere. Adesso certo, non so, certo, non... prima bisogna costruire, poi bisogna riempire la struttura degli arredi, dei macchinari, eccetera, eccetera, e poi gradatamente bisogna trasferire le attività, non solo, ma prima che parta l'opera o contemporaneamente, bisogna fare i collegamenti, perché dalla stazione di Sesto a lì è previsto un sovrappasso che colleghi direttamente la struttura, i parcheggi, eccetera, eccetera, alla stazione. E quindi, infatti, adesso, se vuoi molto velocemente, lo stupore di quando ad agosto la Miranda dice che è su Facebook, che è la stessa. Ma sì, ma la Miranda su Facebook sai che si scatena sempre lui. Beh, però dice su Facebook, non lo so, l'assessore che dice certe cose. No, vabbè, ma ne dice tante su Facebook. Va bene, per carità. Però dicela quella che è. No, esce su Facebook dicendo che l'azienda nuova, i nuovi, diciamo, acquirenti e quindi proprietari della quelli che era prima Milano Sesto, non ci sono più, i nuovi proprietari hanno chiesto delle varianti al piano, diciamo, di intervento che era già stato approvato ed era operativo, ed era piano di intervento fatto. Queste modifiche riguardano, io l'ho scritto quello che ha detto lui, no? Una deroga per avviare la costruzione di una serie di edifici prossimi allo sbarco della nuova piazza della stazione. Lato via Acciaierie e via Mazzini. Lui dice: noi siamo favorevoli a concedere una maggiore flessibilità sia di funzioni che di SLP, quindi di spazi, di quello che è attualmente previsto, sempre perché loro dicono che altrimenti non ci faranno i lavori che sono necessari per costruire poi la città. Quindi questo collegamento, probabilmente tutte le attività che sono inerenti, non so, penso io, l'illuminazione, la fognatura. Scusa, non erano già previsti questi? Comunque. Certo, erano già previsti, ma loro dicono che... noi non facciamo queste cose, quello che dice lui, dice, cioè, noi ci rifiutiamo di fare queste cose se voi non ci concedete queste modifiche. E lui questo dice, io quindi sono abbastanza preoccupata che l'amministrazione si faccia ricattare su una cosa così importante, ecco. Ed è anche molto, molto grave, perché modificare un piano di intervento che è già stato approvato vuol dire anche lì allungare i tempi, mettere tutto di nuovo in discussione, cioè diventa una cosa veramente che altro che a dicembre firmare il contratto, perché riguarda le attività inerenti alla costruzione, cioè indispensabili alla costruzione della città della salute e della ricerca, che non è che può stare lì infilata in un pezzo di terra senza niente intorno. Ci vogliono i parcheggi, ci vuole il collegamento. Quindi il tuo timore è che in qualche maniera, rispetto a cose che comunque erano già state definite e decise, si vada ad un'ulteriore contrattazione e in questa fase l'amministrazione
possiamo dire, cali un po' le braghe. Cioè, non lo dico io, lo dice lui in questa Facebook a cui sia io che l'architetto Laura Baratti, che credo che se ne intenda più di me di queste cose, io me ne intendo per aver fatto il sindaco, anche l'assessore Monica Chittò, abbiamo risposto in agosto sempre su Facebook, ma naturalmente la risposta non c'è stata alle nostre domande di chiarimento. Cioè, voi avete fatto delle obiezioni? Sì. Su Facebook? Sì, sì, che poi sono state riprese anche dalla stampa, sono state riprese su... perché è avvenuta a fine agosto questa cosa. Ah, è tipico! Queste cose qua si muovono, o sotto Natale o a fine agosto. In un momento in cui tutti pensavano... No, non ero presente a fine agosto. Sì. Quindi voi avete fatto delle osservazioni rispetto a queste cose e su queste osservazioni non avete avuto risposta. Sì, abbiamo fatto delle osservazioni e anche espresso delle grosse preoccupazioni, sia per i tempi, sia perché si va a, diciamo così, a modificare un progetto che era di Renzo Piano, che quindi era un progetto che teneva conto, non so se chi si ricorda che Renzo Piano ha portato qui i ragazzi del Politecnico, ha fatto diverse lezioni sull'area, cioè per dare l'idea che questo progetto non era un progetto calato dall'alto, ma lui aveva capito qual era la realtà di Sesto e su questo aveva costruito una progettualità dell'area che fosse, diciamo, non un'area a sé stante, ma inserita nella città e anzi motore della città. Quindi se adesso si va a cambiare queste cose, poi questo signore che si chiama Bonomi, che dirige questo nuovo, ha fatto anche delle uscite che sono uscite, scusate, delle uscite che sono uscite sui giornali. Una cosa che mi ha colpito, ad esempio, è andato al raduno nazionale di Comunione e Liberazione dicendo che ormai su aree come quella di Sesto, che è 1.300.000 metri quadri, bisogna rispondere a una domanda sociale di abitazione. Ma quale domanda sociale di abitazione? Ma perché? Mai visto un privato che fa le case di edilizia economica popolare? Tu le hai mai visti? No, ecco. Allora, quale domanda sociale vuole rispondere questo signore? In verità, io penso... Dell'alta società. Penso male, perché sono una persona... Sociale, che... ma dell'alta società. Ecco, sì, penso male. Sì, in realtà questo signore vuole costruire tante case che lì nel progetto invece non sono previste. Se penso male, questo signore mi dica che penso male. Però andare a un convegno nazionale a parlare di Sesto e dire queste cose, oppure scrivere su Repubblica e su Corriere, perché lui le si è fatto intervistare, queste cose a me preoccupa tantissimo, ecco, per Sesto, per la mia città e per il suo futuro. Poi siamo parte che siamo in una fase di mercato che sul nuovo c'è ancora un po' di invenduto. Ma come un po' tanto, sì, ma poi voglio dire... Un conto è che tu inserisci le case in un contesto di servizi, di centri motori, diciamo com'è la città della salute e della ricerca, di nuove attività anche occupazionali di altissimo livello, eccetera, eccetera. Ma un conto è che tu invece, anzi, metti in discussione che non vuoi fare i lavori per la città della salute e della ricerca, però le case le vuoi fare? Solo case vogliamo fare? A Sesto abbiamo sempre avuto una città ricca di servizi e anche di attività di tipo economico e occupazionale che per fortuna ci hanno impedito, perché io purtroppo le ho viste queste realtà, di diventare, che so, come era negli anni 90 Birmingham oppure in Manchester, oppure quei posti lì che quando l'industria se n'è andata sono diventati dei luoghi squallidi della periferia più nera dell'Inghilterra. Noi questo, con tante difficoltà, con tanti problemi, non è successo. Senti, no, io riprendo un articolo che parlava del convegno a cui ti riferivo prima e dice che praticamente per la città della Statura si sarebbero dovuti concludere i lavori tra il 2021 e il 2022. La partenza dei lavori è ora ipotizzata entro la fine del 2020. Va bene, staremo a vedere. E come fa se entro la fine del 2020 essere pronto al 21-22? Cioè, no, si sarebbero dovuti concludere, diceva. Si sarebbero dovuti. Quanto tempo, una volta partiti i lavori, quanto tempo ci vorrà, secondo te? Io penso almeno 3 anni, minimo 3 anni. Ci vogliono. Sì, almeno erano ipotizzate almeno 3 anni.
Tieni conto che poi quando si inizia i lavori purtroppo non sempre tutto va liscio e si sa esattamente, e poi soprattutto perché è un'attività in atto, no? Quindi tu devi fare Certo. anche dei Quindi be bene trasporti. che vada, considerando per buono il dato dei 3 anni. No, Sì, ma se non c'è ancora il progetto vabbè, ma esecutivo. voglio dire, da qui a fine 2020, Ah, beh, magari. speriamo io. Ma io so, guarda, spero veramente, Cioè, io spero immagino. caldamente che sia così. Bene che vada, vedremo la città della salute nel 2024. Allora, io dico solo questo, che non mi è mai piaciuto, adesso quando ho fatto il sindaco, tanto meno perché allora ero anche più giovane, ero anche più, diciamo così, si può dire incazzata. Beh, ma che adesso Scherzo. no. Cioè, non mi sembra. No, però Non mi ecco, ricordo io allora, ma sono adesso. contraria ad attendere, nel senso che non cade mai niente dall'alto. Quello che si riesce a fare, soprattutto in una società così ferma come quella italiana, con tutti questi inghippi per gli appalti e quelli che non si vogliono trasferire e la regione che non vuole investire nella sanità pubblica. Cioè, ci sono troppi interessi che tirano indietro su questa Certo. cosa. Allora io dico, se ci fosse un'amministrazione come c'è stata prima, che continuamente, giorno per giorno, e col comitato scientifico, e con i suoi funzionari, e con il sindaco che andava in giro di qua e di là, e noi che facevamo la rete ai vari livelli, se c'è uno che continuamente sta Smuove in le acque. palla e smuove le acque, allora sì, ma se no così, se stiamo qui ad aspettare che qualcuno decida, ah non tocca a me, tocca a quello, ah non tocca a me, tocca alla regione, Diciamo ma tu che sei sì. responsabile per la No, no, città. certo, diciamo che è un po' calata l'attenzione. Però adesso, siccome poi comunque, voglio dire, sei ancora abbastanza incazzata, raccontami Scusate, scusate. cosa siete andati a fare a Roma Sì. dal ministro della Da Sanità. solo. Sì, allora c'è stato un lavoro fatto anche a livello. Sì, chi siete andati? Tu? Allora siamo andate io e i Cagliani e Pietra Giampaolo, che sono di Articolo 1, i quali hanno partecipato ad alcune riunioni, posso dirlo, fatte dal PD su questo tema, appunto dopo le notizie preoccupanti di agosto, e essendo il ministro, scusate, della Salute e Speranza, In quota un Leo. quota Leo, hanno tenuto questo incontro. Recentemente hanno invitato sia me che la Chittò di andare a Roma, dato che avevamo seguito da vicino, anche Sara Malmaggio, che abbiamo seguito da vicino questo problema. Per varie ragioni loro non hanno potuto, io però sono andata, anche se non sono in un ottimo stato di salute, però sono andata. Perché la sanità è anche una materia molto tecnica, cioè o la segui in continuazione tutti i passaggi, o se no, e loro sono appena arrivati. Quindi abbiamo Certo. incontrato il suo segretario particolare che non è. Segretario, non sottosegretario, No, segretario. suo segretario, che non è una persona che prende gli appuntamenti per il ministro, ma è stato un assessore durante la giunta Bassolino alle cose più difficili della città di Napoli, è stato onorevole alla Camera dei Deputati, è stato onorevole europeo, Certo. quindi è un personaggio sia politico che istituzionale. Che quando gli parli non solo poi riferisce al ministro, ma Sai di col cosa si. ministro lavora per queste cose. E abbiamo sottoposto questi problemi, dato che c'è un finanziamento e la firma dell'accordo di programma è anche del ministro della Salute, e gli istituti di cura e ricerca, come sono BESTA e Tumori, sono anche del Della ministero. salute. Abbiamo chiesto un interessamento a per sapere appunto dove va a finire questo appalto. Se non ce l'ha condotta, comunque capire cosa sta succedendo. Certo. B, di sollecitare la regione a fare questo progetto. C, l'IRSE, i due istituti che lavorano in quelle condizioni, che si sbrighino a fare le osservazioni definitive in modo che si possa passare al progetto definitivo e firmare finalmente un contratto. Quindi E insomma, avete chiesto partire. al ministro che smuova un po', Che si muova, che faccia un po' da coordinatore che anche. prenda il fascicolo, che tra l'altro abbiamo scoperto
essere stato ridotto quasi a zero. In che senso? Cioè, nel senso che non c'erano tutta la documentazione che noi avevamo fornito in questi anni, ecco. Mancava almeno una conoscenza specifica del lavoro che noi avevamo fatto proprio per valorizzare questo trasferimento. Quindi è stato però il fascicolo lui l'ha ereditato dal ministro precedente e quindi è stato anche utile perché abbiamo fornito noi il nostro materiale e poi essendo loro appena arrivati questo è stato importantissimo perché tu mi insegni che un ministero soprattutto della salute vi assicuro che dei problemi ce n'ha non uno, 100.000. E quindi, il fatto che tu vai, gli vai a parlare, dice, sì, sono venuti anche quelli di Torino, della città della salute di Torino, a sottopormi il problema. E allora dico, ci siamo anche noi. Se noi non fossimo andati, probabilmente il ministero, con i 100.000 problemi che ha, che esisteva. Per quello che io dico, non dobbiamo stare qui, aspettare perché ci dicono, allora aspetto che no, dobbiamo muoverci, perché solo muovendoci, mettendo in evidenza il nostro problema, che il nostro problema viene preso in considerazione. Quindi siamo andati 15 giorni fa e non solo ci ha ascoltato, ma si è anche impegnato a sentire la regione, a sentire la magistratura su quale appunto è la situazione di condotte, per avere, avere anche noi un'informazione. Siete rimasti con un secondo appuntamento? O... Che appena lui aveva queste notizie, naturalmente ci faceva, tieni conto che deve prendere i contatti con i diversi, sì, certo. Quindi non è che lo fa in un giorno. Insomma. Quindi tu continui comunque a stare sul pezzo? Sì, sto sul pezzo sia, scusate, come persona che purtroppo è stata toccata direttamente, quindi so le sofferenze di tanti malati, e poi non sono solo malati anziani, quando vedo i bambini, quando vedo i giovani, devo dire che è veramente molto, molto dura, ecco, perché pensi che queste persone si meritino degli ambienti diversi, una regione che dia a questi istituti il personale, perché va il personale in pensione e non viene sostituito, va il personale in maternità all'istituto tumori non viene sostituito o viene sostituito raramente. Gli spazi, vi assicuro, sono quelli che sono. Io quando vado all'ambulatorio della terapia del dolore, che dovrebbe essere il luogo dove c'è, e c'è perché c'è del personale meraviglioso, ci sono delle persone che veramente quando sei lì ti danno il cuore, no? Però gli ambienti sono degli ambienti piccoli, ci sono persino, guarda, qui c'è la porta del bagno, ci sono un seduto qui e l'altro seduto là, a fianco di quello che deve entrare e deve chiedere scusate, permesso che vado in bagno. Adesso, ma c'è anche una dignità all'umanizzazione delle persone, in ambienti che sono sotto, devo passare attraverso dove passano quelli del magazzino con tutto il materiale, ma è possibile una cosa del genere? Ti dico solo una cosa, non te ne dico altre, te ne potrei aggiungere molte altre. Dico che pur essendoci dentro del personale meraviglioso, primo la regione non prende in considerazione il lavoro che si fa lì dentro, per l'umanizzazione, per la cura del dolore, per le cure palliative, per morire con dignità, per la prevenzione. Tutto quello che si fa lì dentro è estremamente prezioso, non solo per quelli che stanno lì dentro, ma per tutti quelli che si fanno curare negli ospedali, sappiatelo. Quindi, perché lesinare prima di tutto una sede decente, una sede dove si possa fare cure e ricerca a letto del paziente, dove si possa continuare a stare nei network internazionali e non diventare peggio di quelli del Congo belga, chiedo scusa al Congo belga, no? Ecco, non c'è neanche più. Quindi, e poi soprattutto il fatto che questi ospedali sono pubblici, ma io quando vado lì mi offro anche per la sperimentazione, non perché non abbia fiducia nel privato, ma il privato ha anche altri obiettivi, il pubblico ha l'obiettivo di curarmi in modo disinteressato, il privato giustamente ha anche l'obiettivo di guadagnarci. Sì, certo. E con tutto il rispetto per il privato,
Io preferisco andare in un ospedale pubblico, o almeno spero che questo mix tra pubblico e privato in Lombardia non diventi sempre di più a favore del privato, che ormai ha il 43% della sanità lombarda. Ecco. Va bene, senti, allora io ti ringrazio perché ci hai dato un sacco di informazioni che io stesso ignoravo, quindi è importante anche divulgare queste informazioni perché tu in questo momento credo che sei il massimo esperto sulla città della salute, sia per le attività materialmente. No, ma poi l'hai vista da tutte le angolazioni, l'hai vista dalla regione, l'hai vista dal Senato, l'hai vista dal Comune, cioè ti sei sparata tutte le angolazioni possibili, la stai vedendo adesso addirittura da utente, quindi chi meglio di te. Teniamo questo canale aperto, nel senso che se dovessero emergere novità da quello che vi dirà poi il ministro, il ministero o il suo segretario, ci sentiamo. E come dici giustamente tu, bisogna sempre battere il ferro, perché sennò va nel dimenticatoio e rischiamo che il 2024 sia solo un'altra data dove aspettiamo. Sì, certo, anche perché io ho visto, noi siamo andati come PD anche al mercato a distribuire i volantini e ho visto molte persone che ci hanno chiesto di firmare, perché devo dire che purtroppo i tumori in questi anni, adesso è il primo anno in cui c'è una diminuzione di questa malattia, dei casi di questa malattia, ma i tumori in questi anni ha colpito moltissime persone e moltissime famiglie. E ho visto molta gente interessata, cioè quindi sì, molti anche non sanno tutti i particolari, però capiscono che è importante per continuare a vincere questa malattia o comunque prolungarla nel tempo, evitare i casi di morte, evitare fare prevenzione, eccetera, eccetera, avere dei luoghi adatti. Sì, e la città della ricerca e della salute può essere veramente un'eccellenza a livello europeo. Esatto. Va bene, chiudiamo qua, dammi il tempo di non insultarmi, siamo ancora in diretta. No, mi scuso con chi ha voluto ascoltare per la lunghezza e anche per... No, ma allora, questo tieni presente che adesso, al di là della lunghezza, è comunque un documento che rimane, nel senso che poi qualcuno con calma, chiunque, se lo può andare a rivedere nel tempo, fra un anno... sostanzialmente è un documento storico, poi, perché voglio dire, tu sei la nostra biblioteca vivente sulla città della salute. Va bene. Grazie Fiorenza. Grazie a voi della pazienza.